Buongiorno a tutti. In questo video vedremo una breve introduzione al deep learning e alle tecniche matematiche ad esso associato attraverso i paper di questi tre professori, Benjo, Hinton e LeCun, che nel 2018 hanno ottenuto il Turing Award, che è come fosse il premio Nobel per il computing. Il computing è quello che voi conoscete come calcolo numerico, cioè l'elaborazione di algoritmi che girano su computer che richiedono grandi potenze di calcolo. Vediamo allora che cos'è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è considerato un ramo dell'informatica dove vengono scritti degli algoritmi il cui comportamento appare simile a quello del tipicamente umano. Ricordiamo nel 1997 c'è stata una partita di scacchi tra il campione del mondo Garry Kasparov e il computer dell'IBM Deep Blue. In quella partita vinse il computer dell'IBM. E tutti pensarono, dato che nell'immaginario collettivo c'era l'idea che se giochi bene a scacchi è perché sei molto intelligente, allora il computer dell'IBM era intelligente. Questa associazione si è persa poi nel tempo perché si è visto che alla fine quel computer era molto bravo a giocare a scacchi, ma solo a giocare a scacchi. Non aveva un'intelligenza che gli permetteva di essere estesa ad altri problemi, altri task da risolvere. Quindi c'è stato un grande entusiasmo dell'intelligenza artificiale che però poi si è assopito nel tempo ed è rinato solo oggigiorno. Quindi all'interno dell'intelligenza artificiale possiamo riconoscere due macro aree che sono il machine learning, che dove sono tecniche di intelligenza artificiale che utilizzano grandi quantità di dati per addestrare modelli matematici a risolvere particolari task associati a quei dati. E in un certo qual modo si può dire che tali algoritmi riescono ad estrarre il significato dai dati e fornirlo all'uomo che da solo, guardando quei dati, non sarebbe riuscito a rilevare tali informazioni. Una sottobranca del machine learning è il deep learning, dove le tecniche e gli algoritmi che utilizza sono chiamati deep perché sfruttano un approccio che prevede diversi strati di elaborazione. Normalmente gli algoritmi di deep learning si basano sulle reti neurali, dove, dato un input in ingresso, si ha una prima fase di elaborazione, seguita da una seconda fase, da una terza, da una quarta, a più livelli. Per questo si chiama profondo, deep, perché questi livelli possono anche essere 150. Ecco, vediamo brevemente le applicazioni dell'intelligenza artificiale oggi. L'intelligenza artificiale ha trovato spazio in quasi tutti gli ambiti, nel finance per riconoscere le transazioni fraudolente fatte con carte di credito rubate, oppure nell'e-commerce per proporre nuovi acquisti sulla base di quelli già fatti, oppure sul healthcare, ovvero dati alcune informazioni sulla salute del paziente, da alcuni risultati di alcuni esami si può ricavare quali potrebbero essere le sue patologie e così via. E poi applicazioni del deep learning vediamo principalmente basate sulle immagini, come l'autonomous driving, dove viene riconosciuta data il contesto di una videocamera dove deve andare la vettura, il natural language processing, che va dal tradurre da una lingua all'altra, al comprendere quello che viene detto in un file audio e trascriverlo in un file di testo, visual data processing, comunemente chiamato computer vision, dove dato un'immagine o un video si estraggono delle informazioni. Ad esempio, dato un breve video, si estrae un testo che descrive cosa è avvenuto nel video, oppure si trovano all'interno dell'immagine alcuni soggetti di interesse, tipo le persone, i pedoni che camminano, le vetture, le biciclette, cose così, e via di seguito. Ancora sull'applicazione del deep learning nella computer vision abbiamo il riconoscimento delle espressioni facciali, il riconoscimento dell'età, del sesso, maschio o femmina, della razza, oppure il riconoscimento di alcuni oggetti, tipo possono essere le persone, possono essere tipi di fiore, tipo di animali, tipo di aereo, oppure vediamo alcune applicazioni un po' più sofisticate, tipo data una rappresentazione della realtà stilizzata, si ricostruisce su questa rappresentazione una realtà verosimile, oppure si dà il colore ad un'immagine bianco e nero. Noi questo siamo abituati per i film di Stanley e Olio che erano in bianco e nero, oggi li vediamo tutti a colori, ma non hanno utilizzato queste tecniche per mettergli il colore, ma si possono anche utilizzare queste tecniche e
probabilmente viene più bello, oppure date una descrizione di un oggetto fatta a matita, associare il colore a quella descrizione e così via. Queste sono normalmente le attività su cui con il professor Cermelli facciamo delle tesi per gli studenti della magistrale. Vediamo allora perché oggi tutti parlano di intelligenza artificiale. Attraverso la spiegazione di questa che è il ciclo di Gartner, che è una società di consulenza. Ora, questo ciclo rappresenta più o meno l'evoluzione di quello che è una nuova tecnologia. Noi siamo abituati che quando compriamo una tecnologia, questa è già ben sviluppata. Quando arriva nel negozio vuol dire che è già di qualità buona, è già accettabile per l'utente finale. Ma qual è il percorso che fa la tecnologia prima di arrivare nelle nostre mani? Segue più o meno questo ciclo. All'inizio si ha il trigger dell'innovazione, ovvero si fa una scoperta, tipo quando si sono scoperti i monitor touch, si è scoperto la possibilità che toccando con un dito si poteva riconoscere le coordinate del dito su uno schermo. Si immaginano le potenziali applicazioni e tutti cominciano a investire su questo, perché pensano che sia una promessa per il futuro. Gli investimenti aumentano, fino ad arrivare a un punto che è chiamato il picco dell'inflazione. Ovvero qui si pensa che la nostra tecnologia possa fare tutto, tutti la vogliono comprare e possa risolvere tutti i problemi. Poi piano piano si scende coi piedi per terra, si comincia a vedere che probabilmente non tutti la vorranno, probabilmente ha delle limitazioni, tipo ad esempio il cellulare che a volte non prende. I cellulari sono nati negli anni 90, al tempo non è che prendevano bene come oggi. Quindi si torna un po' giù coi piedi per terra, si vedono gli effettivi limiti e potenzialità della tecnologia che si ha a disposizione e a questo punto, se non muore in questa fase di disillusione, si ha la risalita dove la tecnologia comincia ad arrivare nei negozi, comincia ad avere un certo appeal per il pubblico, avere certi volumi di vendita. Ad esempio qui in questa fase di disillusione abbiamo visto morire la televisione 3D. Oggi nessuno più la pubblicizza o la vende da Euronics. Mentre ad esempio la realtà aumentata, abbiamo visto quando è nata come gadget per la PlayStation, era una promessa, eravamo qui in questa fase. Oggi non è più così diffuso il visore per la realtà aumentata. Mentre solo qualche anno fa sembrava che tutti i giochi dovessero passare da lì, tutti avrebbero smesso di giocare, il gaming sul monitor sarebbe finito. Probabilmente la realtà aumentata continuerà e seguirà questa fase della realtà e avrà una penetrazione nel mondo, ma non così rapida come si aspettava. Anche l'autonomous driving si aspettava che nel 2020 sarebbe stato l'anno in cui la gente dormiva in macchina e l'auto andava da sola, mentre invece oggi quello che abbiamo è un'auto che frena da sola, accelera da sola, sterza anche. L'auto di Tesla fa quasi tutto, ma non con la sicurezza da permettere all'utente di dormirci dentro. Deve ancora esserci l'utente a vigilare che tutto vada per il meglio. Vediamo ancora questa specie di planning, forecast di quello che potrebbe essere il futuro dell'intelligenza artificiale, ovvero come dovrebbe essere direzionata la ricerca. Abbiamo avuto una prima ondata negli anni 70 e 90 in cui sembrava che dovesse cambiare il mondo. Qui, quando c'è stata la vittoria del computer dell'IBM, poi si è visto che effettivamente così forse non sarebbe stato, e si è avuto l'inverno dell'intelligenza artificiale, dove praticamente si sono riconosciuti i limiti di questa tecnologia, non si trovavano soluzioni, si è deciso di abbandonarla. Questi sono stati gli anni in cui i 3D che vi ho mostrato all'inizio, LeCun, Hinton e Benjo, hanno continuato a studiarci e a lavorarci sopra fino a risolvere quei problemi che sembravano insormontabili e portare così una nuova fioritura dell'intelligenza artificiale oggi con nuovi e promettenti risultati. Quindi nel 2000, in questi ultimi 20 anni, quello che si è visto è che l'algoritmo di intelligenza artificiale hanno buone capacità di comprensione, di percezione e una minima abilità di ragionamento o di generalizzare. Questo è, volendo essere sinceri, perché se voi leggete i paper degli ultimi 5-7 anni sull'intelligenza artificiale vedrete che tutti quelli che parlano di deep learning dicono di quanto è fenomenale una rete neurale a generalizzare.
ma non è così brava a farlo quanto vorrebbe l'utente finale che compra un prodotto che contiene l'intelligenza artificiale al suo interno. Okay? Avete visto ad esempio quando in Inghilterra hanno utilizzato, la polizia ha utilizzato il sistema di riconoscimento facciale per cercare di scovare delinquenti che camminavano liberamente per le strade, la percentuale di errore era altissima. Hanno deciso anche di non utilizzarlo più. Sicuramente col tempo migliorerà, ma oggi la capacità di generalizzare non è così potente come si vorrebbe. È anche il motivo per cui Tesla adesso vende le automobili che non hanno la guida autonoma abilitata. Perché sì, funziona bene in alcune situazioni, ma non in tutte. E non vorremmo certo essere quelli che si trovano in una situazione dove non funziona bene. La terza ondata, quella dei successivi 10 anni, vorrà migliorare la capacità di generalizzare della rete neurale e quindi avere un'eccellente percezione, comprensione, ragionamento e abile generalizzare. Questa è la direzione. Si vuole potenziare questo aspetto della rete neurale perché è ciò che davvero farà la differenza. Oggi la rete è perfettamente in grado di riconoscere tutti gli oggetti che vede. La percezione è buona, i sensori sono molto performanti, ma la capacità di generalizzare non è ancora ottimale per un uso su larga scala. Ancora più futuro, oltre il 2030, si va alla ricerca di quella che è l'Artificial General Intelligence, cioè quello che si era creduto negli anni 90 che facesse l'IBM vincendo a scacchi. Si pensava se vince a scacchi vuol dire che è intelligente, ora lo si va a cercare oltre il 2030. Forse a quel tempo noi avremo un'intelligenza artificiale che sarà davvero general purpose. Oggi tutto quello che viene fatto con l'intelligenza artificiale è risolvere piccoli e specifici task, molto complessi, ma specifici task. La carta di credito, quale sarà il tuo prossimo acquisto, qual è la tua patologia. Per ognuno di questi c'è un algoritmo dedicato. Veniamo ora a cominciare a vedere gli aspetti più matematici dell'intelligenza artificiale. In passato la modellazione passava attraverso soluzioni che erano descrizioni di equazioni differenziali. Il matematico studiava i dati e cercava di ricavare un'equazione che li rappresentasse. Questo era il suo output, l'equazione. Oggi la data science prende enormi quantità di dati, 100 giga di dati se sono immagini, 10 giga di dati se sono numerici, applica un algoritmo già noto, quasi come se l'equazione che il matematico scopriva in passato fosse già a disposizione, e la addestra. Cosa vuol dire addestrare, trainare il modello? Nell'equazione differenziale di un tempo i parametri erano pochi, i parametri A, B, C ce n'erano 1, 2, 5, 6, 7, ma non di più, e venivano studiati a mano dal matematico che trovava la migliore combinazione dei parametri. Il modello che si usa per la data science, di parametri ne ha qualcosa come 1 milione, 20 milioni di parametri che non possono essere definiti manualmente dall'operatore. Quindi occorre un processo automatico che trovi la combinazione ottimale di questi parametri. Questo processo che trova la combinazione ottimale dei parametri è il training del modello, che si fa fornendo al modello centinaia di esempi corretti di quello che deve fare affinché lui impari a farlo anche con esempi che non gli sono stati dati durante la fase di training. Voglio ad esempio creare un modello che riconosca se una foto è la foto di un cane o di un gatto. Fornisco al mio modello 100 giga di immagini di cani e di gatti, le faccio girare nel modello e ottimizzo i suoi 20 milioni di parametri, così che alla fine, quando gli fornirò una qualsiasi immagine di animale, lui mi dirà se è un cane o se è un gatto. Quindi il lavoro della data science è quello di recuperare i dati, riconoscere il modello più adatto per quei dati e addestrarlo, dove addestrarlo vuol dire farlo convergere ad una percentuale d'errore più bassa possibile. Veniamo allora a capire perché vogliamo andare in questa direzione. Perché non possiamo continuare a cercare l'equazione differenziale che risolve il problema? Qui ho preso due slide del corso che Hinton ha fatto su internet di intelligenza artificiale che spiegano molto bene la questione. Ora, è molto difficile
scrivere un programma che risolva un problema come lo vogliamo oggi. Ovvero, se io devo scrivere un programma che, facciamo l'esempio banale, distinguere una foto se c'è un cane o se è un gatto. Come provate a pensare per un minuto, se voi doveste scrivere un algoritmo che riconosce se è un cane o se è un gatto, quali caratteristiche pensereste di utilizzare, che sono peculiari del cane o peculiari del gatto? Stiamo parlando di foto di qualsiasi tipo di gatto, qualsiasi tipo di cane, qualsiasi tipo di angolazione della foto. Può essere la foto di tutto l'animale o solo di un pezzo, può essere fatta di giorno, di notte, può essere sfocata, può essere nitida, con un qualsiasi tipo di contrasto dietro. Cosa prendereste voi come peculiare per fare un algoritmo? Vi rendete conto che è estremamente difficile? Infatti questo problema è stato affrontato per moltissimi anni con le tecniche normali e non è mai stato risolto finché non è arrivato il deep learning. Quindi, dato che è così difficile trovare le tecniche per scrivere questo algoritmo, siamo sicuri che siano impossibili da trovare? Forse non lo sono, forse non è impossibile trovare queste tecniche, ma sicuramente se io sono l'azienda che deve pagare qualcuno perché mi risolva questo problema, più in fretta fa, meno lo pago. E se noi abbiamo da scrivere il codice manualmente, non è neanche detto che io riesca a farlo dopo un mese, due mesi, cinque mesi o un anno. E a volte il problema è così complicato che non esiste minimamente una possibilità di riconoscere delle caratteristiche peculiari che me lo possano risolvere. Ad esempio il problema delle transazioni fraudolente con le carte di credito. Se io ho tutto lo storico delle vostre spese con la carta di credito, poi un giorno qualcuno vi ruba la carta e si va a comprare una bicicletta, io come faccio a riconoscere che quella bicicletta non l'avete comprata voi, ma vi è stata comprata da qualcuno che vi ha rubato la carta? Se magari voi sei mesi prima avete comprato la bicicletta per il vostro fratello. Vi rendete conto che trovare un modo per riconoscere questa cosa, logicamente, è estremamente difficile. Ed allora la soluzione è stata trovata nel machine learning. Invece di scrivere un programma a mano per uno specifico task, si collezionano centinaia di migliaia di esempi corretti e non corretti che risolvono quel task. Il programma del machine learning prenderà questi esempi e addestrerà il modello, settando opportunamente i parametri, per farlo funzionare correttamente. Questo modo di operare per risolvere il problema fornisce, da questa curva si vede, risultati di performance nettamente migliori di quando il problema viene risolto manualmente e in minor tempo, perché alla fine il motivo per cui si fa tutto questo è quanto mi costa risolvere il problema, quanto tempo devo dedicare, quante persone devo pagare perché risolvano quel problema. E se non lo risolvessero mai? In questo ultimo bullet point della slide c'è tutto il motivo per cui il machine learning è considerato un cambiamento epocale. Una massiccia potenza computazionale è oggi molto più economica che pagare una persona per scrivere manualmente un programma. Quando prendo 100 giga di immagini e addestro il mio modello, mi servono supercomputer, roba da 100.000 euro, milioni di euro. Ok? Ma oggi non devo neanche più comprarlo perché ci sono possibilità di comprare ore computazionali di computer, di supercomputer. Quindi io pago solo 100 ore, utilizzo un supercomputer che sta da qualche parte in qualche università americana e ottengo il mio risultato. E io sono sicuro che otterrò un risultato, se sono capace a utilizzare queste tecniche, che avrà performance molto migliori di quello che potrebbe fare una persona lavorandoci sopra e in molto minor tempo. In questo caso si parla di qualche settimana.
Ok, allora iniziamo con gli aspetti matematici dall'inizio, dal 62, quando Frank Rosenblatt inventò il percettrone. Questi cercò di costruire un'equazione matematica che rappresentasse la fisiologia del cervello umano, dove ci sono i neuroni con le sinapsi. Infatti, normalmente il percettrone viene descritto con questa immagine che rappresenta le sinapsi e il neurone, un'altra sinapsi e un altro neurone. Ma questa cosa altro non è che questa equazione qua, ovvero dato un vettore di input x, lo moltiplico per un vettore di pesi w, aggiungo un vettore di bias e applico una non linearità, che nel caso di questo percettrone era una funzione a scalino più 1 meno 1. Quindi è un'equazione estremamente semplice che voi avete visto fin dal primo anno di matematica, dove all'interno della parentesi non vedo che se dimentichiamo un momento queste funzioni non lineari, qui abbiamo l'equazione di un piano. Come posso utilizzare questa funzione? A cosa può servire? Questa funzione può servire per risolvere un problema di classificazione binaria, dove, dato un set di dati, io posso definire una decision boundary lineare, perché questa è l'equazione di un piano, che me li divide. Quindi, aggiungendo a questa equazione la non linearità della funzione di attivazione più 1 meno 1, questa mi aiuta a dire se il mio vettore di x è contenuto nella parte dei verdi o nella parte dei rossi. Questa semplicissima equazione sottostà un teorema molto utile, che è questo qua, che ci dice che se le due classi del mio problema sono linearmente separabili, allora questa equazione qua termina con successo dopo un numero finito di iterazioni. Ovvero, siamo sicuri che converga se sono linearmente separabili. Ma come faccio a sapere se sono linearmente separabili? Quando io applico queste equazioni alla realtà, ai problemi concreti, i miei dati di input possono essere 100, la mia x può avere dimensione 100, 30, 20. Non posso vedere se i dati sono linearmente separabili oppure no, facendo qualche plot in 2D. Posso magari sapere da dove vengono i dati, che quei dati rappresentano un problema fisico che può essere linearmente separabile, ma non è detto che lo sia, che lo sappia. Se sono dati dei miei acquisti, ad esempio, se voglio riconoscere qual è la tipologia di persona che si compra un Harley Davidson e vado a prendere i dati di tutti quelli che l'hanno comprata e metto le variabili sesso, età, reddito, dove vive, se il posto in cui vive è un posto, una città, è rurale, e voglio con questi dati estrarre la tipologia che comprerà o no un Harley Davidson per fare una pubblicità mirata, non posso sapere se questi dati sono linearmente separabili oppure no. Quindi questo fatto dell'allineamento separabili è un grosso limite per chi vuole realizzare un algoritmo che classifichi correttamente. Ci viene in aiuto nel 98 George Sibenko, che dimostrò il seguente teorema. Le somme finite di questa forma sono dense nello spazio delle funzioni continue, se φ è una funzione sigmoidale. Ovvero, se io ho una funzione sigmoidale qui, questa cosa può approssimarmi qualsiasi funzione continua. Ma cos'è questa cosa? Guardiamola bene. Qui abbiamo il mio vettore di prima, qui abbiamo una matrice, qui abbiamo la mia φ non linearità, qui abbiamo un vettore dei pesi. Questo è quello che è un multilayer perceptron, ovvero non ho più un solo neurone, ho il mio vettore di input qua. Invece di avere un neurone ne ho di più di uno e ho più strati di neuroni. Qui ne ho uno e qui ne ho un altro, così che il mio vettore di x viene moltiplicato per dei pesi che stanno qua. Aggiungo un bias e ottengo il mio risultato qui. Applico la funzione di non linearità e arrivo fino qui. Applico il mio vettore dei pesi alfa e ottengo il mio risultato. Se questa cosa è densa nello spazio delle funzioni continue, posso io montarla su di un classificatore per ottenere una classificazione con dati che non siano linearmente separabili? Sì. Questo è un bel passo intuitivo.
Dato che il precedente percettrone aveva una funzione lineare qui, se io qui ce ne metto un approssimatore di qualsiasi funzione continua, allora potrò risolvere un problema di classificazione che non sono linearmente separabili. Ed infatti così è. In questa slide vi ho messo l'equazione di prima all'interno di un classificatore, dove qui ho messo il neurone con la funzione a scalino più 1 meno 1, e qui quindi possiamo vedere graficamente l'implementazione della funzione di prima, di Cibenco. Quindi abbiamo il vettore delle x, la mia matrice dei pesi w, aggiungo il mio bias, passo attraverso la non linearità phi e sono arrivato qui. Qui c'è il mio z che vi ho scritto qua, zi, z1, z2, z3. Gli applico il vettore dei pesi alfa, aggiungo il mio bias B, applico di nuovo la non linearità, che è la mia funzione a scalino più 1 meno 1, e ottengo il mio risultato in Y. Questi due strati di neuroni mi permettono di classificare problemi non lineari. Quindi che cosa sto facendo in sostanza? Sto applicando una tecnica che voi avete visto già delle superiori, la composizione di funzioni. Il deep learning, la profondità, è espressa attraverso una sequenza di composizione di funzioni, dove io passo attraverso la mia funzione di uscita lineare, la compongo con una funzione g che è la non linearità, la ricompongo con la mia sommatoria dei pesi, la ricompongo con un'altra non linearità, la ricompongo con un'altra sommatoria dei pesi e così via. Questo è il concetto delle multilayer perceptron, una composizione di funzioni, più o meno profonda. Ma perché comporre le funzioni dovrebbe essere di aiuto? Perché io non posso fare un'operazione unica? Intanto vediamo che ho la non linearità di mezzo tra una phi lineare e un'altra, per questo non posso comprimere tutto, perché ho la non linearità in mezzo. Ma perché questa composizione di funzioni è utile a risolvere meglio il problema di classificazione? Abbiamo trovato in una tesi che abbiamo fatto l'anno scorso un bel paper di un ricercatore che spiegava questa cosa in modo molto intuitivo. Diceva, che cos'è alla fine un multilayer perceptron? Sono prodotti di vettori con matrici, ok? Tutto lì. Sono sempre prodotti di vettori, matrici, non linearità, matrici, non linearità e così via. Allora, voi siete abituati, avete visto le trasformazioni affini, dove dato un vettore moltiplicato per un certo tipo di tipologia di matrice, posso avere l'identità, la traslazione o la rotazione. Ci sono anche trasformazioni non affini che possono avvenire moltiplicando un vettore per una matrice, dove io posso avere che deformo la mia immagine di partenza, il mio vettore di partenza, tipo ad esempio con questo tipo di matrice qua, ottengo una deformazione in questo modo, oppure in quest'altro, ottengo ribaltamenti. E così via. Allora, immaginiamo di avere un problema di classificazione che è di questo tipo. Io devo classificare i puntini azzurri e distinguere dai puntini rossi. Qui non posso disegnare una retta che separa i due, è qualcosa di più complicato di una retta. Ma se io posso prendere questo piano di dati e deformarlo, traslarlo, ruotarlo e ripiegarlo, in modo da separare meglio il rosso con il blu, avrò che poi ciò che mi serve per classificare potrebbe tornare ad essere una retta. Allora la mia composizione di funzione serve a deformare lo spazio dei dati in modo da rendere più agevole la finale operazione di classificazione con qualcosa che sia il più vicino possibile a una retta. Perché se io riesco a classificare per il tramite di una retta, sono sicuro che avrò ottimi risultati. Quindi ecco questo, ecco qui spiegato in modo visuale come mai la composizione di funzione opera molto bene a semplificare il problema di classificazione. Quindi vediamo però che questa cosa porta con sé un problema. Abbiamo visto il primo teorema che vi ho fatto vedere, diceva che il percettrone converge in un numero finito di passi, ma il multilayer perceptron non converge più in un numero finito di passi, non è più garantito. Non c'è più questo teorema. Quindi non è detto che, dato il problema che ho di fronte, io riuscirò a creare un algoritmo che converge. Infatti il problema del data science è proprio quello di far convergere l'algoritmo.
perché non è detto che quell'algoritmo possa convergere per quel tipo di problema, magari bisogna prendere un altro algoritmo. Okay? Quindi abbiamo reso più potente la capacità di classificare a scapito della possibilità che questo avvenga realmente. Vediamo quindi qui un breve riassunto dove si vede quindi come con un singolo neurone posso risolvere problemi separabili linearmente, con due layer posso risolvere problemi che sono con regioni convesse, con tre layer posso risolvere problemi con regioni più o meno complesse. Cominciamo ora a vedere un'altra classe di reti neurali che sono le convolutional neural network, ovvero quelle che vengono utilizzate per gestire ed elaborare immagini. Perché non si usa il multilayer perceptron e perché si usano le convolutional neural network? Lo vedremo tra breve. La convolutional neural network è strutturata come il multilayer perceptron. Avrò di nuovo composizione di funzioni. Questa volta però non saranno prodotti con matrici, ma saranno convoluzioni. Io ho la mia immagine, invece di prendere i dati dell'immagine e moltiplicarli per una matrice, faccio la convoluzione con un kernel, che è il filtro, di dimensione solitamente 3x3 o 5x5, ma normalmente 3x3. Quindi, data l'immagine di partenza, avrò 500 filtri convolutivi differenti che applicherò a questa immagine e avrò nel secondo layer 500 immagini, quelli che prima erano i neuroni. Le sommo tutte quante assieme e applico un'altra categoria di filtri che metto in questo terzo layer, 500 filtri ad esempio, e otterrò altre 500 immagini, così via, fino ad arrivare alla fine ad avere un qualche cosa che non è molto diverso dall'immagine di partenza, ma che è semplicemente utilizzabile dal mio finale multilayer perceptron, che dovrà classificare quell'immagine secondo la logica che io ho scelto. Anche la convoluzione quindi opera questa semplificazione dei dati, trasformando un problema difficilmente classificabile in un problema che si avvicina ad essere linearmente classificabile. La convoluzione che siete abituati a vedere voi in matematica passa attraverso l'integrale perché è nel continuo, mentre qui siamo nel numerico, quindi stiamo parlando sempre di matrici di dimensione finita, perciò la convoluzione è una sommatoria finita. Sostanzialmente la convoluzione che cosa fa? Logicamente, se io prendo un punto della mia immagine e gli applico la convoluzione, ciò che otterrò sarà un altro punto nella mia immagine di uscita, che sarà il punto di partenza modificato dal suo contorno moltiplicato per la matrice di filtro kernel. Quindi l'operazione di convoluzione porta al mio pixel il significato del suo contorno, glielo infila dentro. Okay? E quindi ogni volta che applico la convoluzione io sto passando dal particolare al generale, perché il mio punto, che qui era un punto specifico, viene ora sfumato dal suo contorno. Questa operazione ha un enorme vantaggio dal punto di vista computazionale, ed è l'unico aspetto che voglio precisare in questa presentazione. Il multilayer perceptron, vediamo qui, scusate, ok, il multilayer perceptron era questo. Se io avevo un'immagine di 9 quadratini, che ho messo qui in verticale, avrò per ognuno di essi un peso collegato al mio nuovo layer intermedio, e quindi io avrò i miei 9 pesi moltiplicati per, avrò una matrice di 9x4 di pesi, tutti diversi tra di loro. Quando faccio la convoluzione con un kernel 2x2, che è un po' anomalo farlo, ma viene bene per descrivere questo aspetto del peso computazionale. Vedete, se guardate i colori, vi rendete conto che è così, io lo do per scontato, che applicare, qui devo fare 4 moltiplicazioni praticamente, devo moltiplicare questo kernel qui una volta per questi 4 punti, un'altra volta per questi 4 qua, un'altra volta per questi 4 qui, un'altra volta per questi 4 qui. E così ho passato tutto il mio kernel sopra la matrice. Quindi, ad esempio, se prendiamo questo puntino qua, che rappresenta questo puntino qua, lo devo moltiplicare per il viola, e quindi avrò questo qua. Poi avrò questo secondo puntino
che lo devo moltiplicare, che questo qua lo devo moltiplicare per il blu, che è questo qua, ma poi al passo successivo lo devo moltiplicare per un altro viola, quindi avrò un altro peso qui. Poi andiamo a questo puntino qua, invece lo dovrò moltiplicare per un blu qui e per un viola. Quindi questo secondo, no, questo puntino, scusate, questo puntino qua lo dovrò moltiplicare solo per un blu e quindi avrò solo un blu. Quindi vedete che le righe che sto tirando non sono tutte quelle che avevo qua, sono molte di meno. E soprattutto quelle che sto tirando non sono tutte diverse, perché questo numero, il numero che rappresenta il viola è uguale tutte le volte che io dovrò tirare una riga viola da qui a lì. Alla fine, qui si vede il finale, la matrice dei pesi che avrò facendo l'operazione di convoluzione è solamente questa. Quindi vedete che ho molti meno pesi, molti sono infatti zero, e quelli che ho sono tutti uguali. Quindi ho quattro numeri che devo moltiplicare per solamente 8 volte, 16 volte in questo caso. Dovrò fare 16 moltiplicazioni, quindi dovevo fare 9 per 4, 36 operazioni. Ok? Quindi fare la convoluzione, oltre a funzionare meglio, è anche molto più leggero dal punto di vista computazionale. Un'altra operazione che viene fatta, ora, lo scopo qual è? Io parto da un'immagine molto grande e devo classificare se questa, ad esempio, era o un cane o un gatto. Quindi il mio output della mia rete neurale è un numero, o 0 o 1. Ma io parto da un'immagine che è 224x224 pixel, ad esempio. Quindi quello che faccio di solitamente è, dopo che ho fatto una convoluzione, le immagini che ho ottenuto le rimpicciolisco con quella che viene chiamata operazione di pooling. Normalmente l'operazione di pooling è una media. Io prendo la mia immagine, che è 224, la rimpicciolisco di un quarto. Come faccio? Prendo i 4 pixel adiacenti e faccio un'operazione che può essere il massimo tra i 4 pixel, oppure la media. Normalmente si fa il massimo. Quindi dalla mia immagine di partenza io prendo ogni 4 pixel, cerco il massimo e ottengo un nuovo punto della mia immagine di uscita. Questo mi fa ridurre l'immagine di un quarto, fino ad arrivare ad avere un'immagine sufficientemente piccola da poter applicare il multilayer perceptron con tutte quelle moltiplicazioni che abbiamo visto. Okay? Quindi, per far funzionare il multilayer perceptron gli devo fornire in input qualcosa di piccolo, perché non ho tutta questa potenza computazionale. Per ridurre l'immagine iniziale a qualcosa di piccolo utilizzo il pooling. Il pooling svolge questo mestiere di semplificare la computazione, ma svolge anche il mestiere di accorpare l'informazione. Prendere questi quattro dati e scegliere il punto massimo significa che io avevo un'informazione molto dettagliata e cerco di fare una sintesi, ok? Quindi di trarre il significato dalla mia immagine di partenza. Poi vi ho fatto vedere le funzioni, le non linearità, abbiamo visto la sigmoide, ma ce ne sono moltissime altre. La sigmoide era molto bella quando questo conto veniva fatto negli anni 90, perché praticamente la derivata di una sigmoide è molto semplice da calcolare. Ma non è così semplice, quando si hanno 100 giga di dati come oggi, la sigmoide è ancora molto pesante come calcolo. Si è visto che la non linearità può funzionare bene anche se è una semplice spezzata, come si vede in questo caso. Questa viene chiamata ReLU, cioè una funzione che è 0 per valore minore di 0 e poi è il valore x per i valori positivi. Questa è la non linearità, ma come vedete la non linearità sta qui. Quindi occorre che quando io do i dati in input alla mia rete neurale, li normalizzo a cavallo dello 0, dato che poi la mia funzione di non linearità ha la linearità proprio sullo zero. Perciò se io prendo delle immagini, normalmente loro non sono a cavallo dello zero, perché le immagini hanno tutti i pixel che hanno valori positivi, da 0 a 256. Io devo sempre normalizzare tutto a cavallo dello zero prima di iniziare ad utilizzare la rete neurale. E quando ottengo il risultato finale, ritorno indietro. Vediamo ora un esempio di rete neurale. Questo è la AlexNet, è stata inventata nel 2012. Questo è stato l'inizio del boom del deep learning, quando questi tre ricercatori che l'hanno inventata hanno proposto per la prima volta nel mondo accademico l'utilizzo delle convoluzioni per realizzare una rete neurale. Prima di questi signori qua
esisteva solo Multilevel Perceptron, la commozione non esisteva. Loro l'hanno inventata, hanno avuto l'idea di applicare la convoluzione al deep learning. Questa è la loro rete, non è molto complicata, oggi le reti sono molto più complicate di questa. Vedete che ha solamente 7 layer, questo è l'ingresso, questo è il dato di input, 1, 2, 3, 4, 5, alcuni considerano l'input anche come un layer, 6 layer più. Questi gialli sono chiamati densi, questi sono i multilayer perceptron. Da qui comincio ad avere le matrici di pesi da calcolare. Mentre qui sto facendo la convoluzione. Questi triangolini rossi sono i kernel della convoluzione. Questo qua era 11x11, questo qua era 5x5. Poi vedete questa rete ha il max pooling, lo faceva 3x3, quindi prendeva il massimo di porzioni di immagini che erano 3x3. E così via. Vediamo che si partiva da un'immagine che era 224x224, applicavo un kernel 11x11 e facevo 96 operazioni di convoluzione su questa prima immagine, dove un dettaglio che voglio mostrarvi è che questi 96 filtri vengono eseguiti su che cosa? Qui in ingresso io ho 3 immagini, non ne ho una, vedete questo 3, perché l'immagine in RGB, quella della vostra fotocamera, del vostro cellulare, sono matrici, sono 3 matrici di dati, una matrice per il colore blu, una matrice per il colore rosso, una matrice per il colore giallo. Quindi la mia immagine di partenza sono 3 matrici. Come gli applico io il filtro? Prendo quelle 3 matrici, le sommo tra di loro e gli applico il filtro e ottengo una nuova immagine. E qui ottengo 96 nuove immagini. Quando poi applico il filtro qua, prenderò queste 96 immagini, le sommo tutte tra di loro e gli applico il filtro. Questa cosa della sommatoria che vi sto dicendo adesso è evidente in queste sommatorie qua, che se leggete la slide vi rendete conto che è come vi dico, ma cercate di rendervi conto che perché è importante sapere questo? Perché ad ogni layer successivo quello che io prendo è tutto il contenuto informativo già mediato dai layer di colore. Ok? Nessuno ha pensato di fare una rete che prende il layer del blu, lo analizza per conto suo, prende il layer del rosso, lo analizza separatamente e poi mischia i due alla fine. Non funzionerebbe. Bene quanto funziona questo metodo qua. Quindi appare che togliere dettagli all'informazione è utile alla classificazione, ma questi dettagli devono essere isolati. Questo è il punto fondamentale. Perché io ho 96 filtri qua, 256? Perché quello che voglio è che ognuno di questi filtri trovi all'interno dell'immagine sia abile a riconoscere all'interno dell'immagine una certa caratteristica che poi porterà avanti nella rete separatamente sopra questi filtri fino a darla al classificatore. Vediamo se cosa funziona con questo esempio. Allora, noi abbiamo la nostra rete con in input un'immagine 224x224 pixel. Cosa vedremo se andiamo a guardare il risultato di questa immagine dopo aver applicato i 96 filtri? Ecco, vedremo qualcosa tipo questo, ovvero questi 96 qua avrebbero le forme di bordi, ovvero è come se questi 96, l'aver applicato i 96 filtri all'immagine di partenza mi ha trasformato l'immagine di partenza in queste specie di bordi. Andando avanti nella rete, l'informazione contenuta da questo filtraggio continua a essere sempre più dettagliata. A questo stadio noi avremo la capacità di riconoscere texture. Ognuno di questi 384 filtri avrebbe la capacità di attivarsi qualora passasse attraverso un qualcosa che è una texture tipo questa o questa qua o questa qua. Quando arriviamo in fondo avremo questi 256 filtri che avrebbero la capacità di riconoscere da quello che ricevono in input e quindi di attivarsi se qualcosa di quello che hanno in input
assomiglia ad esempio a un cane, a una stella cometa, a una ruota, a un orologio. Così che quando poi questi 256 vanno in input al mio classificatore finale, lui riconoscerà, lui sarà in grado, se c'era il primo layer attivato, vuol dire che era un cane, perché al primo layer corrispondeva un'immagine di un cane. Ok? Vediamo qui proprio un esempio reale. Se io do alla mia rete AlexNet un'immagine di questo taxi, una volta che l'ho addestrata con le immagini di un dataset che riconosce oggetti generali come auto, navi, tavolo, barca, bicchiere e così via, questa rete avrà dei filtri che si attivano in corrispondenza di certi particolari. Quindi ad esempio qui c'è questo filtro in un layer che qui non è stato specificato, il filtro 175, che si attiva quando vede un finestrino, mentre il filtro 55 si attiva quando nell'immagine c'è una ruota. E questa cosa sarà verificata perché gli si è dato all'immagine diverse immagini alla rete, diverse immagini di auto, ad esempio, e si è visto che questo filtro si attivava ogni volta che c'era si attivava per via del fatto che c'era un finestrino tipo qua, un finestrino tipo qua, ma ad esempio già qua si vede che la rete può sbagliare, perché qui c'è una finestrella di una chiesa che lui la prende per finestra. Oppure qui c'è questa cosa dove di finestra non c'è proprio niente, ma lui pensa che sia una finestra. Oppure qui questo filtro che si attiva per via della ruota, qui si attiva per il cappello della guardia inglese. Ma la cosa interessante è che la convoluzione che viene passata strisciando il filtro su tutta l'immagine non ha bisogno che la ruota sia sempre nello stesso posto per identificarla. Ad esempio qui vediamo che il finestrino era in basso a destra, qua in alto a sinistra, il filtro si attiva alla stessa maniera, qui si è attivato per questo motivo qua. Ok? E il classificatore si troverà quindi ad avere un filtro che gli dice guarda che forse c'è un finestrino, un altro filtro che dice guarda che c'è una ruota, ci sarà un altro finestrino che gli dice magari guarda che c'è una targa, mette tutto assieme e capisci che quella è una vettura. Questo è il modo in cui la rete apprende. Ok? Spiegato in modo intuitivo. Ora, quanto sono bravo, abbiamo detto che questa rete devono essere capaci di generalizzare e non lo sono tanto. Cosa vuol dire? Quando noi addestriamo una rete, abbiamo bisogno di un dataset di dati in ingresso. Se noi vogliamo fare una rete che riconosca qualsiasi tipo di oggetto, dobbiamo dargli un dataset di training che contenga qualsiasi tipo di oggetto. Ci sono i dataset standard in letteratura, si possono trovare ad esempio uno dei più famosi è ImageNet, che contiene 1,2 milioni di immagini di oggetti classificati in un certo numero di classi. E su questo dataset vengono valutate le performance, venivano perché adesso c'è uno molto più grosso, delle reti neurali fino a qualche anno fa. E vediamo ad esempio che un essere umano che doveva classificare gli oggetti in questo dataset manualmente faceva un errore del 5,1%. Già nel 2015-2016 l'errore di una rete neurale era del 3%. Quindi si può dire, la rete classifica meglio dell'uomo. Sì, è vero. La rete classifica quel dataset meglio dell'uomo, ma quando poi all'uomo gli si danno immagini fuori da questo dataset, l'uomo sbaglia meno della rete. La rete sbaglierà di più ancora. Perché la chiave di tutto ciò, dato che il mio modello funziona bene o male in base ai dati che gli ho dato in ingresso, è avere buoni dati. E attualmente non c'è ancora una regola per dire quanto sono buoni i dati. 100 giga bastano? 200? 1000 giga? Cosa serve per dire buoni dati? Questo è un dato che ancora non si ha. Quello che si sa è che più ce ne sono, meglio è. Ma uno dei filoni della ricerca oggi è proprio quello di far funzionare bene una rete con meno dati. Perché ci si aspetta che se l'addestro con tanti dati, questa rete diventerà più capace di generalizzare se io l'ho addestrata correttamente. Ma se io gli do meno dati e lei fa lo stesso mestiere, allora forse è più brava a generalizzare, già che per imparare gli servono meno dati. Vediamo, questo è uno degli esempi più classici di vedere come la rete sbaglia.
Le reti, questo è un, questa era una rete che diceva, data un'immagine, ti diceva cosa conteneva l'immagine. E qui c'è scritto, un giovane bambino sta tenendo in mano una mazza da baseball, mentre invece sta tenendo uno spazzolino. Quindi la rete ha sbagliato clamorosamente. Ma questa rete ha una buonissima capacità di astrazione ed ha classificato correttamente milioni di immagini di training. Quello che non si riesce ancora a fare oggi è, se io ho una rete che mi classifica correttamente il 99,9% di un dataset di 300.000 immagini, se poi dovesse sbagliare su immagini che non gli ho mai fatto vedere, tutti ci aspettiamo sbaglierà di poco, perché con queste performance, con questo tipo di addestramento, perché ci aspettiamo che l'uomo in questa situazione sbaglierebbe poco. Ma la rete non sappiamo quanto può sbagliare tantissimo. L'auto di Tesla che ha avuto l'incidente contro il camion era bianco dietro, e l'auto l'ha preso per la strada, ha confuso il dietro del camion per la strada. Questo è un errore grossolano. Eppure la rete riusciva in situazioni estremamente più complicate di quella, ma in questa situazione così banale ha fallito, come in queste immagini molto semplici del bambino e dello spazzolino, che nessun uomo sbaglierebbe a dire che questa è una mazza da baseball. Quindi per questo le reti neurali sono considerate statisticamente con prestazioni impressionanti, ma indubbiamente non affidabili. Questo è lo stato di oggi. Termina qui la presentazione, grazie per averci seguito e buona serata a tutti.